E poi sarà come morire la notte che non passa mai. E poi il Parlamento di per sé è un luogo di disperati, una serie di disoccupati, cioè, i governi vanno bene, ma i parlamenti no, consigli comunali, assemblee, perché stai lì come un coglione, voti. Vi dico una cosa divertente, quando io ero in Parlamento, ci andavo pochissimo, perché tutti i leader ci vanno poco, ero già comunque in una posizione leaderistica, ci andava invece 99,8 uno che si chiama Perale. Nessuno ha mai saputo chi fosse, cioè quelli che vanno non se li caga nessuno, quelli che non vanno sono i leader, cioè boss, capito? Quindi il Parlamento è un luogo per morti. Bravo! Se noi continuiamo a dire ah, allora lo voto, allora lo seguo perché l'ha detto con la bocca, quelli sono capaci di dirvi che il cielo è nero mentre alziamo il nostro sguardo e vediamo il cielo azzurro. Allora dobbiamo smetterla di credere o ciuccio che vola, scusatemi il francesismo. Bravo! Chapeau! On doit parler français, monsieur. Maintenant, nous parlons français. Tout de suite. Mais la question n'est pas que de faire comme ça. Il mondo dilettantistico è un mondo che è stato costruito, che è stato amato. E dobbiamo imparare a dire che è chapeau da chi? Che da chi chapeau? Chapeau lo dico io!